I sensi, i nostri superpoteri. I sensi ci permettono di conoscere in ogni momento gli elementi del mondo che ci circonda. Per questo il nostro corpo possiede gli organi di senso che ricevono informazioni e le comunicano al nostro cervello, che le usa per fare reagire il nostro corpo nel modo adatto. Ad esempio, quando il cervello riceve l'informazione che sta piovendo, ci fa cercare e aprire l'ombrello. L'olfatto. Molte cose che ci circondano disperdono nell'aria delle sostanze. Quando respiriamo, queste sostanze entrano nel nostro organo di senso, che è il naso, e le percepiamo come odori. Ad esempio, quando sentiamo odore di fumo, il cervello capisce che potremmo essere vicini al fuoco e potrebbe essere pericoloso. Quando invece sentiamo odore di un buon sugo, il cervello capisce che è quasi pronto un bel pranzetto. Il gusto. Quando mettiamo qualcosa in bocca, la nostra lingua ne percepisce il gusto ed è un modo per sapere se conosciamo già quell'oggetto. Se lo riconosciamo come cibo, possiamo masticarlo e mangiarlo, ma se non riconosciamo il gusto e ci dà sensazioni spiacevoli, è meglio non inghiottirlo perché potrebbe essere una sostanza che ci fa male, oppure un cibo che ancora non conosciamo. Meglio chiedere a chi può dirci se è commestibile. Il tatto. L'organo di senso del tatto è tutta l'epidermide, che è la nostra pelle, che ricopre tutto il nostro corpo. Quando entriamo in contatto con un oggetto, il tatto fa capire al cervello se quell'oggetto è caldo o freddo, liscio o ruvido, morbido o duro, solido o liquido. Inoltre, che forma e che grandezza ha. La vista. Gli organi di senso della vista sono gli occhi. Gli occhi possono percepire la luce che gli oggetti riflettono anche a grande distanza da noi, così possiamo capire la forma, il colore, la distanza e la velocità di un oggetto, se non ci sono ostacoli tra l'oggetto e i nostri occhi. Ad esempio, non possiamo vedere oggetti e persone dietro a un muro, anche se questi oggetti sono vicini a noi. Grazie alla vista, il nostro cervello può riconoscere le persone che ci sono care. L'udito. Gli organi di senso dell'udito sono le orecchie. Le orecchie possono percepire le vibrazioni prodotte da oggetti anche distanti da noi e che non vediamo. Queste vibrazioni che viaggiano nell'aria si chiamano suoni. Possiamo distinguere se un suono è più o meno forte, grave o acuto, lungo o corto, e anche capire chi o cosa lo ha prodotto. L'udito ci permette di comprendere quello che ci dicono a voce e anche di capire chi è la persona che sta parlando, anche se non la vediamo. Ad esempio, al telefono riconosciamo la voce dei nostri familiari. Ciao a tutti!